Oggi ci è venuto a trovare qua a Centro Musica per il progetto Sonda Fabrizio Duglio. Grazie di essere con noi, Fabrizio. Fabrizio è qua per presentare due progetti, il suo progetto solista, quindi a suo nome e cognome, e un progetto che invece lo vede coinvolto in una band che si chiama Incomunicando, con base a Torino, e che è giunta al terzo album, questo è appena uscito, giusto a fine luglio, se ricordo bene. Allora Fabrizio, come nasce e perché nasce un gruppo come Incomunicando? Allora, il Comunicado nasce circa una quindicina di anni fa, su Torino, appunto dove vivevo prima, e un gruppo che inizialmente era di tendenze progressive, infatti il nome Comunicado viene dalla canzone dei Meridian, un gruppo storico rock anni 80, e con cui ho anche registrato altri lavori, e con cui abbiamo deciso di riprendere in mano dei pezzi scritti da me e lasciati un po' nel cassetto in questi ultimi anni, metterli insieme e realizzare questo album che diciamo raccoglieva le idee degli ultimi 5-6 anni. Questo album, la registrazione è durata un paio d'anni, quindi è stato abbastanza impegnativo come lavoro. Questo disco non è progressivo, è un'evoluzione rispetto a quello che facevamo una volta, è molto più, diciamo, come si potrebbe dire, classico, nel senso che sono canzoni che non hanno particolari atmosfere progressive, anche se si sente un po' la provenienza. Il background è quello, sì, vostro, certo. E niente, è stato fatto in 2 anni ed è stato stampato proprio questo mese di luglio. Nel frattempo io comunque, oltre a continuare a lavorare con loro sulla zona di Torino, su Bologna, ho avviato questo progetto solista, cui alcuni pezzi scritti da me sono stati anche presentati come pezzi solisti, ad esempio il pezzo Ferito da Bibbia all'interno della compilation di Sonda, che tra l'altro mi ha dato molta soddisfazione perché mi hanno contattato e cercato su internet persone che non conoscevo per dirmi che fosse il pezzo, mi ha piaciuto, quindi è stata veramente una bella soddisfazione. E quindi niente, su Bologna, adesso anche diciamo sulla zona di Bologna, probabilmente presenterò dal vivo questi brani e altri brani che ho scritto nel frattempo, però diciamo nome mio e non come Incomunicado. Quindi tu presenterai a tuo nome anche dei brani che sono sì, presenti in questo disco? Sì, quelli che ho scritto io, che sono presenti in questo disco, sicuramente li riproporrò anche con questo progetto solista, ma anche altre cose che ancora non sono state ancora registrate. Comunque questo gruppo continua a esistere su Torino, continua a suonare e tanto che appunto presenteremo il CD anche lì in zona nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. E quindi niente, tengo per adesso questi due progetti. Certo. Ecco, tornando sempre al disco invece, chi avrà piacere di ascoltarlo capirà che è un disco con temi seri. Mentre a un certo punto, a metà più o meno del disco, nel brano 7 per la precisione, ci si trova davanti a un pezzo che è chiaramente ironico e si intitola Devi fare piano con Claudia, che dà tra virgolette anche il titolo al disco. Perché? Il titolo del disco, scusa, è Musica per Gerani. Ecco, perché questa scelta di mettere questo brano in questo punto dell'album? Allora, era un pezzo un po' fuori dallo standard del nostro genere, un pezzo che mi aveva colpito perché in realtà è stato scritto a quattro mani con un mio amico di Roma che aveva scritto appunto questa poesia su questo tizio che aveva una fidanzata insopportabile che addirittura lo rimproverava se si alzava di notte per andare in bagno. Allora questo tizio in silenzio cammina, va sul balcone a fare i suoi bisogni fondamentalmente, dove ci sono tutti questi vasi di fiori. E era carino perché nonostante sia un testo ironico e scanzonato, in realtà parla di una cosa che è seria a sua volta, che è quello della difficoltà di amare. Un modo un po' originale di dire che a volte anche amare può essere difficile, anche per queste piccole cose quotidiane. E quindi, siccome ha colpito il tema e il modo con cui viene presentato, l'abbiamo messo in mezzo all'album, e anche il disco che si intitola Musica per Gerani richiama un po' quello che è la musica oggi, cioè il fatto che viene maltrattata come i fiori di questo terrazzo in cui questo tizio si alza e va di notte. Bene, lui è Fabrizio Luglio, la sua musica non va maltrattata come la musica del Comunicado, quindi ascoltiamola.